Presidente, le amministrative a Teramo sono in fermento e la danno addirittura come fautore di una lista o anche più liste all'interno di queste amministrative. Le amministrative sono in fermento come ogni anno, ci sono dinamiche tuttora in corso che vedono una grande coalizione di ampio respiro di prospettive per la città di Teramo. La mia collaborazione naturalmente è per la città, per un buon programma per la città e in continuità con quello che si sta facendo. Ma lei farà la lista per D'Alberto? Farò una lista, ancora sto facendo interlocuzioni in questo momento con tante persone che hanno desiderio di candidarsi e spendersi, ancora non abbiamo preso decisioni, ma stiamo lavorando in quella direzione. Quindi lavorerà anche per altri candidati? Lavoriamo a 360 gradi, noi stiamo lavorando in collaborazione con la maggioranza già da tempo, con la maggioranza consigliare, ascoltando tutti gli operatori della città, quindi la direzione è unica e già stata tracciata prima delle elezioni provinciali.